Pikachu, use Tuono Shock. Oggi vi insegnerò a impostare la voce di Pikachu sul vostro Google Home o Alexa. E vi racconterò 5 trucchetti per il Google Home Mini. Sulla mia scrivania tengo un Google Home Mini là dietro. Hey Google, come stai? Mi sento particolarmente utile. Che posso fare per te? Bene. Innanzitutto una funzione che può essere utile per un sacco di gente che magari non riesce bene a dormire o ha bisogno di rilassarsi alla sera è il chiedergli di dargli una mano a rilassarti. Semplicemente dicendo: hey Google, aiutami a rilassarmi. Ecco dei suoni rilassanti. Potete regolare il volume e rilassarvi con questo suono. O c'è gente che non riesce a dormire senza il suono della città o... Fammi sentire il rumore del fuoco. Questo è il suono di un caminetto. È incuriosito dal suono. Dicevo, potete chiedergli qualsiasi cosa. Ok Google, stop. Ah, vi consiglio di mettere muto il vostro Google. E in linea di massima tutte queste cose funzionano anche su Alexa. Per cui, un'altra cosa interessante è che non si attiva semplicemente dicendo hey Google oppure ok Google, ma si attiva anche... Mi dispiace, non ho capito. Sì. Ma si attiva anche se gli dite hey Bubu, come stai? Splendidamente, grazie. Se trovate una parola che ha lo stesso suono... può essere che si attivi. Una cosa di cui mi sono reso conto dopo un po' che lo avevo, ad esempio, se c'è della musica in riproduzione, mi capitava a volte di prenderlo in mano e spostarlo. Ora, quando lo facevo, molto spesso mi succedeva che la musica si interrompesse. E questo perché i tasti laterali per alzare o abbassare il volume, se voi fate un tap prolungato, lui stoppa o attiva la musica. State a vedere. Stoppata. Riattivata. E questa cosa è forte. E ci ho messo un po' a capirlo. Ogni volta che lo alzavo mi si bloccava e dicevo ma... E poi mi sono reso conto che è una funzione. Un'altra cosa utilissima: potete chiedere a Google di memorizzare dove avete messo certi oggetti. Vi basterà dirgli hey Google, ricordati che il mio passaporto è nel primo cassetto. Lui lo memorizzerà e potrete poi dopo in seguito chiedergli hey Google, dov'è il mio passaporto? E lui vi dirà: il tuo passaporto è nel primo cassetto. In questo modo evitate di dimenticarvi dove mettete la roba. E poi la funzione clou del video, ovvero il poter parlare con Pikachu. E di nuovo questa funziona sia con Alexa che con Google, ma dovete fare una cosa prima. In Italia non potrebbe funzionare. Tutto ciò che dovete fare è aprire l'app Google. Ve lo dico da iPhone, ma il processo da Android mi sa che più o meno è lo stesso. Far sì che il telefono sia collegato alla stessa rete wifi del vostro Google Home. Andare in impostazioni, nella sezione casa in basso alla sinistra. Impostazioni in alto a destra. Scendete verso il basso. Altre impostazioni. Poi sezione assistente. Scendete al fondo, trovate il nome del vostro Google Home Mini. Ci cliccate. E qua potete impostare indirizzo del dispositivo. Inserite una città americana, di modo che lui sia convinto di essere in America. Altrimenti se lo fate dall'Italia non funziona. E poi l'altra cosa importante, sempre nella sezione di prima assistente, è di impostare la lingua per parlare anche in inglese. Tutto lì. Una volta fatto questo potete dirgli hey Google, let me talk to Pikachu. All right, getting Pikachu. Insomma, potete divertirvi con Pikachu in base a quello che gli chiedete. Se glielo chiedete in inglese ovviamente dà delle risposte diverse. Cambia. Capisci Capisce cosa gli dite e risponde di conseguenza. Anche se non sempre funziona. E dopo un po' probabilmente vi farà impazzire, però è molto divertente. E la stessa cosa esiste su Alexa. Su Alexa vi basta scaricare l'app. Esattamente. Hai ragione. Non ti sto dando contro. Bene, questo è quanto. Stavo finendo il video. Vuoi finirlo per caso tu? Pika pika. No, non puoi. Pika pika. No, ti ho detto pika. E va bene, allora concludi tu, ma fai in fretta perché devo dire ancora una cosa. Conclude il video. Pika pika. Non volevo essere cattivo con te. Pika. Pace? Pika pika. E dai, non fare così. Ad ogni modo. Vuoi stare un po' zitto? L'unico problema è che non so come stopparlo.